Siamo pronti e adoro. Buongiorno, bentornate sul canale. Sono qui con il secondo video haul Shein e questo sarà quello più sostanzioso perché ho deciso di farne solamente un altro senza dividerlo in due video. Quindi ho parecchi capi da farvi vedere. Parto subito col farvi vedere questo bellissimo vestito che indosso, molto accollato, con le maniche un po' a palloncino, arricciato qui. Comunque vi metto, come per il precedente video, sia la foto che il video fatto da vicino allo specchio, così riuscite a vederlo indossato a figura intera. È veramente bellissimo, molto molto confortevole addosso e la stampa io l'adoro, l'adoro, bellissimo. Passiamo ad un altro abito che veramente, visto così, non dice nulla. Sì, ok, stampa carina, però è, ragazze, molto molto particolare, lo vedrete poi indossato. Rimane con la schiena completamente scoperta, qui dietro si lega. Qui c'è una cerniera che vi arriva fino al punto vita, quindi vi rimane questa schiena scoperta, che è una cosa meravigliosa. Bellissimo il tessuto, molto leggero, molto fresco e questo è uscito così dall'asciugatrice. Cosa possiamo chiedere di più? Ecco, i colori nelle foto del su Shein sembravano un po' più vivaci, un po' più vibranti, però ci accontentiamo dei colori meno vibranti perché il vestito è veramente carino. E questo si trova anche per la versione curvy, quindi c'è in taglia normale fino alla 44-46, mi sembra, e poi si passa alla curvy, stesso modello fino, non vorrei dire una fesseria, alla 4XL. Comunque, molto molto bello. Altro abito, lo scorso anno ho scoperto il giallo e quest'anno potevo fare a meno di prenderne un altro di giallo. Quello che avevo acquistato da H&M lo scorso anno era con la stampa a fiorellini. Questa qui è a pois maculati, non si capisce. E faccio fatica a farvelo vedere perché è un pochino lungo, però indosso fa una bellissima figura, non segna nessun punto. Sempre tessuto molto leggero e fresco, questo ho dovuto stirarlo e credo sia l'unico che ho dovuto stirare perché gli altri sono tessuti che, usciti dall'asciugatrice, sono perfetti così come sono. Ecco qua, dietro ha un piccolo bottoncino. E poi per il resto molto semplice, manica con un piccolo volant. Non capirete dai miei video che mi piacciono le cose a sbuffo, i volant, le maniche a pipistrello. Adesso vi faccio vedere. Passiamo a Noemi Passione Tutine. Questa è una tuta, infatti, come vedete, qui sotto c'è il pantaloncino. Ha questa cinturina in vita e qui ci hanno messo un bottone terribile di quelli automatici nero che toglierò perché, non avendo seno, io posso permettermi di lasciarlo completamente aperto, come vedete poi qua nel video, nelle foto che metto. Magari cambierò il bottoncino e lo metterò o un po' più basso o comunque un bottoncino trasparente, perché così è veramente brutto perché nero si vede. Questa è la tutina, sempre lo stesso tessuto dei vestitini, molto leggera, molto fresca e di una lunghezza abbastanza adeguata, perché ne ho un paio che sono veramente cortissimi, infatti sono qua che penso di mandare indietro. Comunque ve li faccio vedere, vedrete voi stessi. Poi se hai il fisico va anche bene e anche l'età. Io a 36 anni mercoledì e non avendo il fisico forse non è il caso. Altro vestitino, sempre con le mie adorate manichette a pipistrello, se si dice a pipistrello, con il laccetto al collo, quindi lascia aperto pochissimo qui, arricciatura in vita e gonna a campana. Questa è la stampa,
Speravo anche questo fosse un po' più caldo e un po' più vibrante e come sempre ci accontentiamo. Altro abito, scollatura bella profonda, ma la ricciatura resta bella alta perché è bella strettina, quindi non esce niente, cioè, da me non esce niente. Poi se qualcuno più fortunato di me ha qualcosa da far vedere, probabilmente vi esce, ma a quelli come me ne esce niente, cioè, sarà che non c'è niente da uscire. E vabbè, manica, indovinate, la manica com'è? Com'è la manica? Manica svolazzante a pipistrello e gonna, com'è la gonna a campana. Questo è il colore, ha dei fiorellini beigiolini. Con delle sfumature marroncine, le foglie sono violette, violetto, violette, sono viola e il tessuto è di questo color senape. Altra tutina, questa volta passiamo a questo verde menta. Questa qua, ragazze, è veramente, cioè, se avete il busto corto va bene. Ma se avete il busto un po' più lunghino, ragazze, vi dà fastidio là sotto perché è molto molto corta. Molto corta, vediamo se riesco a farvi vedere. È veramente molto corta. Ve l'ho già detto che è corta, Noemi, dai. Sì, è un po' corta. Ok. Con i volant, perché se non ci sono i volant, noi non le vogliamo. Ha la cerniera dietro e questa, anche se è corta, 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 credo la terrò per restare in casa perché se va avanti a fare il periodo estivo caldo come gli ultimi anni, io muoio e o giro in mutande oppure metto questa che è come avessi delle mutande con le maniche. Però la stampa, ragazzi, è veramente molto carina. Ecco qua, io le adoro le tute d'estate, ho iniziato l'anno scorso ad avere un pochino la fissa, però ragazze quando dovete andare in bagno cioè, vi dovete spogliare completamente e questa è l'unica cosa che mi dà fastidio delle tutine, se no ragazze sono comodissime, via, te le metti su, chiudi e ciao belli, perché cade. Scusatemi se vado via come un treno, ma non voglio venga un video lunghissimo e quindi cerco di fare una cosa abbastanza veloce. Questa qua, questa mi dispiace, ma io la mando indietro, ragazze. Il tessuto è meraviglioso, c'ha la manichetta, pipistrello, è una tuta con i pantaloni belli larghi che vi fanno effetto campana, diciamo, però ragazze è corta. È corta veramente, veramente tanto corta, più corta di quella verde. E dopo lo vedrete. Poi, tra l'altro, qui ha una nasoletta che è rotta, mi è arrivata così. E posso aggiustarla, ci metto 30 secondi a riattaccarlo, non è un problema anche a rifarla, però è veramente tanto corta, ragazze, cioè non so neanche io sinceramente cosa fare. Perché mi spiace, ma cioè, il colore è meraviglioso, La stampa è carinissima. Però c'ha questa pecca che è corta. Sinceramente, guardando sul sito le misure, ho detto: su mica se mi va bene, ho rischiato e non lo so, non so cosa farò con questa. Mi spiace veramente tanto perché è molto molto carina. Ecco, con questo abito sto rosicando tantissimo perché il mio ordine è partito proprio per quest'abito che non costava neanche pochissimo. Mi piaceva da morire la stampa e il colore, però c'ha sta cosa qua, sta chiusura con questi bottoncini qua che è una cosa fastidiosa, anche perché cioè o te lo prendi più grande che ti sta largo e quindi i bottoni stanno chiusi, però fatti in questa maniera resta tutto, cioè ti fa tutte le aperture ed è una cosa terribile. Adesso devo studiare un modo per chiuderlo. O prenderò una cerniera così sta chiuso tutto quanto e via, se no io questo lo devo mandare indietro. Tra l'altro questo è molto pesante perché c'ha la gonna, c'ha la gonna, c'ha la sottogonna,
Ed è, cioè, è fatto veramente bene, ma io mi chiedo perché questa cosa qua, perché? Perché? Di questo veramente mi dispiace tantissimo, perché è veramente bello da vedere. Tra l'altro sul sito è indossato da una modella magra, magrissima, e ho notato poi quando mi è arrivato che questo difettuccio lo faceva anche a lei. Però ho detto, boh, l'avrà messo male, che ne so cosa vai a pensare. Invece no, è proprio un difetto e di questo mi spiace tantissimo. Quest'abito che vi faccio vedere è una scoperta perché quando mi è arrivato ho detto, cos'è? Una tunica? Non me lo ricordavo in effetti così, visto nel sito. In realtà, ragazze, cioè, vedete queste cinture qua? Che voi lo legate e vi si arriccia sul seno, quindi non vi segna la pancia, vi dà un po' di volume al seno, per chi non ne ha come me, ve l'ho già detto, ed è fantastico. Sempre stesso tessutino che esce dall'asciugatrice e lo puoi indossare, molto leggero, cioè non è da portare d'inverno, molto leggero. E la stampa è spettacolare. Se gli devo trovare un difetto è un po' la manichina lunga, perché ha un po' la manichina lunga, ma questo, ragazze, è meraviglioso. Meraviglioso. Questo ve lo straconsiglio. Tra l'altro, vi metterò tutti i link qui sotto. Purtroppo su Shein o fai una cosa veloce o rischi di non trovare poi quel prodotto lì, però se voi scorrete la pagina in fondo vedete che ci sono vi escono tutti gli articoli simili e di questi ce n'erano a bizzeffe, c'era questa stampa pitonata, c'era pitonata azzurra, pitonata grigia, animalier, sempre lo stesso modello. Questo è bellissimo, bellissimo. Mi si sta seccando la gola a forza di parlare. Tra l'altro, scusatemi, cioè mi ero fatta anche tutta la piega, ho detto mi trucco, mi sistemo, faccio un video dove sono messa in maniera decente, non i miei soliti video casarecci. E a forza di provare, togli, metti, metti, togli e tocca i capelli, sono scesi tutti. Così è, ragazze. Così. Allora, passiamo ad una giacca. Adoro, adoro, cioè è veramente carinissima questa giacca. Anche perché non è la solita, non è la classica giacca. Aspettate che mi metto di qua perché se poi vi metto il video e le foto di qua io scompaio. E è un modello molto sportivo, però ci sta bene anche sopra un abitino. Infatti io ve la mostro indossata proprio con quest'abito, mi sembra. Anzi, adesso lo mettiamo su perché fa anche un po' freddino con questo vestitino. Sta benissimo con l'abitino, sta benissimo con un look più sportivo e il colore è spettacolare, è comodissima. Purtroppo le tasche sono finte, non c'è realmente la tasca, ma io non ho mai messo niente dentro le tasche delle giacche, sinceramente. E questa è un tessutino un po' più pesante, va bene per il periodo autunnale, primaverile. Infatti non vedo l'ora di indossarla. Vediamo un attimino il materiale. Dry Low, anche questa in asciugatrice. Polyester, rayon e spandex. Su Shein potete trovare anche capi di cotone, perché hanno anche i capi di cotone. Io ho voluto provare appunto questi tessuti sintetici, perché tanto anche quelli di cotone che ti vendono per cotone, in cotone in realtà non sono, e mi sto trovando veramente molto molto bene. Ultimi due capi sono questa canottierina camicetta. Aspettate che ve la avvicino così la vedete. In questo colore armocromatico, sì, ne ho presa una anche completamente armocromatica che adoro. Tessuto molto leggero, un po' trasparentino. Ha appunto questa lavorazione che non è in pizzo, è tipo macramè.
faccio vedere così, che poi allacciate qui, o se volete la lasciate aperta, però secondo me allacciata è molto più carina, è un po' trasparentina, vedete? Però d'estate ci sta più che bene. E ultimo pezzo è un'altra canottiera camicetta. Stupenda! Magari ve la faccio vedere dritta, appunto, Noemi, che ovviamente ho già sporcato con il fondotinta prima perché ha il collo molto molto stretto. Questa non l'ho stirata, scusatemi, questa l'ho lavata, è uscita dall'asciugatrice e ve la sto facendo vedere. Cioè, indossata è una cosa meravigliosa. Anche questa purtroppo un pochino trasparente, però d'estate, ragazze, ci sta. Cioè, non è che sotto la maglietta bianca mi metto l'intimo nero, voglio dire, però quell'effetto un po' vedo, non vedo. Guardate questa lavorazione qua. Cos'è? Cos'è? Bene, sono stata anche brava perché sono stata anche abbastanza veloce, mi sembra. Fatemi sapere magari con un commentino qui sotto qual è stato il vostro pezzo preferito. Poi magari se decidete di acquistare qualcosina di questi capi che vi ho mostrato. Ripeto, vi lascio il link qui sotto se riuscite appunto a trovarli. Mi piacerebbe se mi mandaste un attimino la foto perché mi fa piacere quando riesco a condividere qualcosa con voi che può esservi appunto utile di interesse, che abbiamo qualche interesse in comune, insomma, ecco. Stavo riflettendo un attimino su se vi ho fatto vedere tutto, mi sembra di sì. Magari fatemi sapere se vi interessa vedere anche i prodotti per la casa di Shein oppure accessori, perché ho comprato cinture, ho comprato le lenzuola coordinate, copripiumone per il letto. Sì, ho preso delle borse, no, una borsa, le cinture. Sì, ci sono anche altre cosine che ho acquistato. Adesso volevo prendere un altro set con stampa primaverile per la stagione appunto che sta arrivando. Se il video vi è piaciuto, mi stavo prendendo un crampo. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like qui sotto. Se vi fa piacere seguirmi, cliccate segui. E se avete piacere di seguirmi, mi trovate su Instagram come noemimanea85, in sovraimpressione lo vedete qui. E niente, ragazze, io vi saluto, mi strucco perché non credo di riuscire a stare tutto il giorno con questa cosa addosso. Non sono più abituata, ragazze, non c'ho più l'età, anche se è adesso, Noemi, che dovresti truccarti per darti una parvenza di. No, è Alessandro che è venuto a spiarmi. Ok, ragazze, chiudiamo qua. Mi sono persa in ciance anche stavolta, ma voi mi apprezzate anche per questo. Spengo la ring light perché mi sto accecando e ci vediamo presto nel prossimo video. Un bacio, ciao!